Sua Santità, è un onore averla qui con noi. La strada del dialogo passa quindi attraverso la cultura, perché essa, la cultura, è il vero antidoto all'ignoranza e dunque alla paura e all'indifferenza. Questa città è la città del mio grande predecessore, Giorgio La Pira, che seppe fare del dialogo fra città del mondo una priorità della politica internazionale, nel difficile contesto della Guerra Fredda. Santità, ringraziandolo ancora per essere qui a Firenze, ho il piacere, a nome della comunità fiorentina, di consegnarle il sigillo della pace, storica onorificenza adottata a partire dal XV secolo dai conservatori di legge della magistratura della Repubblica Fiorentina, come simbolo di pace e di libertà, perché non c'è libertà senza pace. E siamo grati per la sua testimonianza, per la sua guida culturale e religiosa. Nel recente passato questo sigillo è stato consegnato a personalità di levatura internazionale, testimoni di uno straordinario impegno culturale e religioso come Kofi Annan nel 2000, Mikhail Gorbaciov e Papa Giovanni Paolo II nel 2004. È per me un grande onore, in nome della città che getta ponti e abbatte muri, consegnare a lei questo sigillo perché sia un simbolo della grande gratitudine che abbiamo per lei e per la sua straordinaria comunità. Grazie. Thank you. Good morning. Indeed, I have a great honor having this opportunity to share our common sort of experience and common responsibility for us today, strong feeling we and they. There's no feeling of what differences, but the same human feeling there. So long anyone show smile and showing love, they immediately appreciate. They never ask what the background of that person, what religious faith, what nationality, what social background, what family background.